faccia all'arte. Buongiorno, ci siamo in diretta dal Partenio Lombardi. Buongiorno mister. Buongiorno. Pazienza. Allora mister, siamo alla vigilia di una partita molto sentita, importante, uno di quelli che dovrebbe essere il big match, no, di questo girone. Più tardi insomma ci sarà anche la carica della Curva Sud, quello annunciato attraverso un comunicato. Partiamo da qui, anche un po' dalle emozioni di questo big match. È sicuramente una partita importante, una partita contro una squadra che ha dei valori importanti, a blasone, che ha ambizioni e quindi dovrà essere affrontata con il massimo dell'impegno, dell'attenzione. E poi dispiace sicuramente per l'assenza dei tifosi sugli spalti, però insomma ci hanno fatto sapere che verranno a caricarci dopo l'allenamento, e questa è una cosa che ci ha fatto molto piacere, perché ne abbiamo bisogno, così come vi ho detto già altre volte. La presenza e il sostegno dei nostri tifosi è fondamentale, e oggi nell'allenamento di stamattina prepareremo e definiremo insomma gli ultimi dettagli per la gara di domani. Buongiorno mister. Buongiorno. Parlavamo dell'assenza dei tifosi, qualche assenza ce l'abbiamo anche noi, parlo dei giocatori. Se si fa un po' il report in modo da avere un'idea di chi c'è, chi non c'è, chi ci può essere. Sì, allora tra gli assenti ci saranno ancora sicuramente Cionek, Patierno e Tito. Rientrano Dall'Oglio, rientra Falbo. E faremo delle ultime valutazioni per Casarini. Mister, lo sa che l'Avellino non vince a Catania, chiedo ai colleghi, dal 48. Dal 48, unica vittoria tra l'altro nei precedenti. Vabbè, la statistica ha sempre il suo fascino, la sua particolarità. Sa anche, credo un po' le abbia capito, che è molto sentita per i tifosi, forse solo dopo il derby con la Salernitana, comunque è sentitissima. E poi le volevo chiedere se per lei può essere anche uno snodo importante. Lei l'ultima volta, qualche giorno fa, ha detto: noi dobbiamo imparare a vincere, dobbiamo ancora arrivare ad un livello più alto. Può essere questo uno step ancora importante in questo processo di maturazione, di crescita della squadra, anche dal punto di vista caratteriale, anche se la squadra sta dimostrando tanto, però in una piazza importante, in uno stadio storico? Allora, non vince l'Avellino sicuramente da troppo tempo sul campo di Catania, quindi faremo il possibile affinché questa statistica possa cambiare, e domani metteremo tutto il nostro impegno affinché si possa cambiare qualcosa. E per quanto riguarda lo step, noi c'è bisogno che lavoriamo nel quotidiano. Poi al di là di quello che sarà il risultato di domani, non andrà a definire in maniera netta quello che noi siamo e quello che stiamo diventando. Sicuramente quella di domani sarà una partita in cui avremo ulteriori indicazioni per quelle che saranno le cose da migliorare, dove crescere soprattutto, e sarà sicuramente uno step importante. Sappiamo benissimo dove vogliamo arrivare, sappiamo benissimo cosa vogliamo diventare, e sappiamo altrettanto bene che per fare tutto ciò c'è bisogno di lavoro, di sacrificio, di dedizione, di passione. E ragazzi, questa roba qui l'hanno ben capita e sono ben predisposti a mettere sul campo tutti questi elementi. Mister, sto per fare una domanda probabilmente retorica, mi perdonerà, però magari anche sottolinearlo importante, perché le notizie che arrivano da Catania fanno pensare che un po' la bilancia possa pendere dal lato di Avellino, perché c'è un clima di tensione forte, la piazza che chiede la testa dell'allenatore, Tabiani che addirittura non si sapeva se ieri mattina poi sarebbe stato presente per gli allenamenti, allenatori già dati per certi sulla panca del Catania, addirittura una parte della società che vorrebbe il ripulisti in squadra e salvare l'allenatore. Ecco, questo per fare la sintesi di quello che succede a Catania, di qui un clima totalmente diverso. La domanda retorica era, immagino, no, non ci sia neanche bisogno di dirlo, però ha catechizzato i suoi anche in settimana. No, affatto, la ringrazio per la domanda, perché così mi apre, mi dà la possibilità di parlare anche di questa situazione che non mi piace affatto. Conosco
i dirigenti del Catania, e tra questi c'è Grella, c'è Laneri, che sono persone che conoscono bene il calcio, sono persone che la sanno lunga, e quindi tutto ciò che stanno creando prima di questa gara è un qualcosa che non mi piace per niente, perché il Catania ha dei valori importanti, il Catania si ripresenterà con il proprio allenatore e stanno cercando di fare delle cose che col calcio c'entrano poco, e noi non dobbiamo cascarci assolutamente, perché noi domani troveremo una squadra che ci affronterà nel migliore dei modi e dobbiamo essere pronti. Questo è quello che i miei ragazzi devono sapere, che dirò fino al minuto prima di entrare in campo. Mister, buongiorno. Torno un po' sulla tematica della collega. Le chiedo della mentalità. Come sta vedendo il gruppo nell'evoluzione dei risultati, da come ha preso il gruppo a come si sta vivendo questa fase? Beh, in questa situazione, in questa dinamica è chiaro ed è palese, come vi ho sempre detto, che i risultati aiutano a far crescere l'autostima, a far crescere la fiducia e nel recepire ciò che è la nostra proposta. Nel momento in cui ci sono i risultati, tutto ciò che proponiamo viene assorbito nella maniera giusta, in maniera positiva, anche con più leggerezza, e quindi da questo punto di vista siamo contenti, perché aiutati proprio dai risultati, e questi ci danno la possibilità di continuare e di lavorare nella maniera giusta. Mister, buongiorno. Buongiorno. Al termine della scorsa partita aveva chiarito, insomma, che Gori era uscito un po' affaticato dal campo, qualche problemino alle sue condizioni, e poi parlava sempre di questa ottima, benedetta abbondanza. Pezzella è andato un po' in sordina nella scorsa partita, ad esempio è stato uno di quei giocatori che subentrato a gara in corso ha servito l'assist e ha giocato una gran partita. Quindi vi chiedo anche la gestione in una partita che arriva dopo altre due, dell'energia sarà importante più che mai avere cinque cambi, quindi restare sul pezzo per tutta la partita. Grazie. Allora, Gori ha recuperato bene, era semplicemente un affaticamento, un dolore da fatica, perché aveva speso tanto. E per quanto riguarda Pezzella, io citerei, oltre che Pezzella, anche tutti gli altri che sono subentrati, come Sannipoli, insomma tutti gli altri giocatori, perché una costante è questa proprio, che chi entra riesce a subentrare con il ritmo giusto, con l'attenzione giusta e con la voglia giusta, e questo sposta gli equilibri, perché alla fine poi se andiamo a vedere anche nelle ultime partite, i giocatori che sono subentrati hanno determinato, e questo è un segnale importantissimo. È chiaro che per la partita di domani ci sarà bisogno di energie fresche e faremo delle valutazioni anche in questa direzione. Mister, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. Visto che si è parlato tanto in queste settimane di diversi banchi di prova che ha superato il suo Avellino, le chiedo che partita si aspetta, anche perché, faccio un esempio, a Caserta lei decise di schierare il doppio mediano senza un regista puro come Palmiero, per esempio, perché magari si aspettava una partita più sporca, e così è stato. Domani invece è un avversario diverso, con un clima e anche umori diametralmente opposti rispetto ai nostri. Ecco, è un Avellino che deve fare la partita sin dal principio, oppure si aspetta anche una partita che magari alle lunghe può riservare anche qualcosa di diverso? Mi aspetto più partite all'interno della stessa. Sicuramente ci sarà un Catania che cercherà di imporre il proprio gioco, perché Catania è una squadra che predilige molto il palleggio, il fraseggio, e quindi perché ha giocatori con quelle caratteristiche, e noi dovremo essere pronti a controbattere a questo tipo di strategia. Poi in base a quelli che sono gli eventi che vanno a caratterizzare la partita si svilupperanno altre partite all'interno dei 95 minuti, e noi dovremo essere pronti anche a sopperire o a gestire, o in base, insomma, alle dinamiche, a farci trovare pronti. Mister, concentrazione massima chiaramente sulla partita di domani, ma le chiedo se comunque un occhio o un orecchio lo butterà anche alla partita della primavera di oggi, perché da quello che sappiamo dovrebbe giocare almeno un tempo Raffaele Russo, e le chiedo se questa è un'altra tappa importante di questo Avellino, perché chiaramente è un ragazzo fresco di rinnovo sul quale il club ha puntato molto. Butterò tutti e due gli occhi, perché andrò a vedere la partita e quindi cercherò di seguire qual è la condizione reale poi del ragazzo, che per noi è un giocatore importantissimo, e abbiamo bisogno di vedere, e solo attraverso una partita vera possiamo avere delle indicazioni reali. Grazie mister. Grazie a tutti. Buona giornata. Grazie.